Ciao a tutti i pischeracci, bentornati in un nuovo video. Io sono Cibi Dani e sono a bordo nella mia Z di Zelda con le nuove grafiche, se così possiamo chiamarle. E finalmente faccio un girettino dopo svariati mesi. Non ricordo con esattezza quanto, ma veramente tanti giorni. È sabato pomeriggio, sono le 3 più o meno. Il tempo non è un granché, ma non dovrebbe piovere. C'è uno spicchio di solicino lassù in alto e quindi ho deciso di andarmene in solitaria a fare questo girettino per sturare un po' Zelda, visto che veramente l'ho veramente trascurata tra impegni di vario genere, tra carrozziere. Come vedete ho montato il contamarce, molto carino, non sempre precisissimo, ma diciamo che mi accontento. E niente, ce ne andiamo a fare un girettino, credo, sulla Raticosa. E speriamo che questo tempo sia clemente e speriamo soprattutto di divertirci in sicurezza. Sicuramente non ho voglia di scannare, anche perché appunto è talmente tanto che non vado in moto che è già tanto se riesco a ricordarmi come si mettono le marce. E niente ragazzi, ci vediamo quando la strada è un pochino meglio, perché così vi annoierei e basta. 12 seconds later. Da qui comincia la strada più divertente. Vediamo se sono ancora in grado di mandare la moto. Oh, quanto mi sei mancata, Zeldina. Bene. Non male, dai. Però la Golf che mi fa tappo. Ma è una gioia! Quanto mi sei mancata, Zelda! Cazzo! Che spettacolo, Zeldina! Quanto mi sei mancata! Spettacolo! La strada per ora mi piace, è asciutta e sembra anche pulita. Vedremo più avanti. Mamma mia, Zelda, quanto cazzo mi è mancata questa strada. Avevo parzialmente rimosso quanto la moto sia una bellissima valvola di sfogo. Ah, quanto mi è mancato anche il saluto fra biker. Sì, yeah Zelda, questa mi è piaciuta molto. Vai. De Zelda, così ti voglio, aggressiva. A few moments later. Allora bischeracci, mi sono fermato qui in prossimità della Futa perché la GoPro ha deciso di... abbandonarmi. E diciamo che il tempo non promette niente di buono. Come vedete è bello nero lassù e io devo proseguire per un bel po' per arrivare sulla Raticosa.
di conseguenza non so se mi conviene. Lo faccio per voi. Eccoci qua sulla Futa, c'è anche qualche moto, soltanto due. Comincio a vedere un po' di neve dalle parti, ma niente di che. La strada sembra pulita. L'unica incognita è il fattore pioggia, anche se il meteo non ha messo rovesci. Cazzo, porco Giuda. Tutto bene? Sì. Cazzo. Boia. Qui è scivolato sulla macchina. Cazzo. Ma l'avete vista proprio? Dai, noi eravamo avanti. Noi stavamo aspettando lui, solo che un po' vedevamo che non c'era più, allora siamo tornati indietro. Madonna. Tutto a posto, comunque sta bene, non si è fatto nulla. Prego, così qua. Vabbè. È lì, insomma. Quella in meno, dai. Vuole portare in moto, tanto si sa. Cazzo. Ragazzi, porca troia, quando succede queste cose ti passa immediatamente la voglia di andare in moto, ma proprio immediatamente. Porca troia, la macchia d'olio maledetta. Comunque tutto a posto, sembra niente, niente di che, insomma. L'importante è quello. Piano, sta cazzo di acqua di merda. La neve a marzo, ragazzi. Vorrei farvi presente che nei mesi in cui non ho avuto la moto, nei mesi in cui non ho guidato la moto, c'è sempre stato il sole. Sole e temperature alte. Siamo arrivati quasi a 20 gradi. Come cazzo è possibile che ora che riprendo la moto, dopo mesi, debba nevicare? Come cazzo è possibile? Come cazzo faccio ad avere così sfiga? Io veramente non lo so. A few inches later. Vediamo quanta gente c'è in cima. Eccoci qua. Ciao belli. Ce n'è di gente, non credevo, ma ce n'è. Che spettacolo.